pensamento ancora te a te in su gore stava radu. Te gustas durques miradas que a mí has adonado. Cantas visiones e poi ses arrivada due. Sa vida mi has cambiado, seu gelo. A manzano che butti os dell'entore su brasso flores de campo pispisas. E questo è il castello di Sassari. Pensate, da qui nasce proprio poi la città di Sassari. Siamo in pieno centro storico. Già la scorsa puntata si è parlato tanto di Mancini, del professor Mancini, che si è trasferito qui nel 73, nel 1973. 72. 72, ormai è diventato un sassarese doc, perché sicuramente conoscerà anche quella che è la storia della nostra città, immagino. Qualcosa, ma non mi permetto neanche di intrattenervi sulle vicende. Ho vissuto il centro storico perché naturalmente con la nostra attività abbiamo fatto molti spettacoli anche all'interno del centro storico. Mi ricordo delle sacre rappresentazioni che Gian Piero Cubeddu, il nostro compianto ex presidente, ci ha sempre ideato degli spettacoli che potessero unire appunto l'aspetto spettacolare con il luogo, mi ricordo nella cattedrale di San Nicola, nella piazza Santa Caterina, insomma spettacoli e rappresentazioni legate un po' alla Settimana Santa, che però facevano rivivere il centro storico in una situazione anomala rispetto a quello che naturalmente è la vita cittadina normale. Lei ha parlato di Gian Piero Cubeddu, apriamo una parentesi perché cioè, è scomparso da pochi anni, purtroppo, quattro anni, però sicuramente Gian Piero, regista teatrale, insomma, Gian Piero ha fatto un po' parte del costume nella città di Sassari. Gian Piero è stato un attivo attore culturale di questa città, ne ha messo in rilievo tutti gli aspetti, diciamo, i migliori aspetti culturali. Grazie a lui anche il teatro civico ha ripreso a vivere. Negli anni 70 il teatro civico era un pochino esclusiva di spettacoli di un certo tipo, molto selettivi. È diventato un luogo invece di raccolta della città, il teatro civico. Sto parlando del 73, 74, 75 anni in cui, non voglio dire casualmente, però c'è una giunta che si è attivata con l'assessore Sandragnese, mi ricordo, che era coraggiosissimo, ha aperto le porte a questo teatro. Ecco, ma chi sta ascoltando adesso il nostro programma di Eprodie, giorno per giorno, per raccontare un po' quelle che sono i costumi della nostra società, ma non solo. Ecco, ma se volessimo presentare Gian Piero Cubeddu per chi non lo conoscesse, per chi è giovane, per chi non è sassarese, certo, insomma, certo. Cosa si può dire in breve per presentare quest'uomo che tanto ha fatto per il teatro? Un animatore culturale legato al teatro, legato alla sua città, è fondatore della Compagnia Teatro Sassari, che è una compagnia storica in cui il dialetto viene nobilitato, è stato insegnante al conservatorio, ma laureato a Roma alla facoltà di lettere, non è, voglio dire, nasce qua, ma naturalmente si è perfezionato fuori, è ritornato in questa città e ha dedicato la sua vita a questa città, cercando di mettere in risalto tutte le qualità positive, sia ridanciane appunto con la compagnia Teatro Sassari, o culturali di un grosso livello con noi, che insomma con la cooperativa Teatro Musica, attività legata alla musica classica, all'operetta, all'opera buffa. Noi siamo
diciamo depositari di un festival della Parabuffa in cui ci sono decine di incisioni realizzate proprio qui nel Teatro Civico e realizzate con le nostre maestranze dal punto di vista scenografico, l'orchestra, i cantanti. Insomma, voglio dire, è non un pioniere, però è stato il centro motore di attività culturale di questa città per 30 anni. Insomma, viva Giampiero Cubedu, che ricordiamo sempre con affetto, simpatia e grande stima naturalmente. Noi ricordiamo, siamo a Palazzo di Città, siamo Teatro Civico, fra un po' chiuderemo questa puntata, ma non prima insomma di ricordare anche ai nostri telespettatori, chi sta a Sassari, venga qui in questo teatro, anche perché Sassari, memoria, identità, qui c'è la possibilità insomma di ammirare vecchie fotografie, di vedere un palazzo. È un museo di etnia questo, cioè dietro nel retropalco c'è tutto un museo sulla parte identitaria della città, per cui credo anche le scolaresche facciano parte di questi progetti. Insomma, l'invito è a tutti coloro che vogliono venire allora. Qui Corso Vittorio Emanuele, il Teatro Civico, veniteci, Sassari vale la pena insomma di essere vissuta non solo per tutto quello che sta intorno a Sassari, zone industriali o quant'altro, ma per quello che propone proprio la città di Sassari nel suo centro storico, che sta anche, come dire, rivivendo una nuova epoca con tutti i rifacimenti che sono stati fatti nelle strade, nelle piazze, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, questo credo che sia proprio il centro pulsante della città, ma anche dell'attività culturale della città. Bene, noi ci fermiamo, ora ci trasferiremo in quello che è proprio il parterre del Teatro Civico, del Teatro Palazzo di Città, e poi però lì si parlerà di Voci di Donna. Intanto viva Sassari, e ricordate, Palazzo di Città, Corso Vittorio Emanuele, venite più spesso al centro storico. Questa è una delle cose che noi vogliamo fare con la nostra televisione, di dare più spazio ai centri storici di tutte le nostre città in tutta la Sardegna, e in questo caso, visto che siamo a Sassari, è giusto insomma ricordare che venire al centro storico fa bene alla salute, una bella passeggiata, e soprattutto dà anche vigore a quelli che sono gli imprenditori e i commercianti della città stessa. E fa bene agli occhi. E fa bene agli occhi. Ciao a tutti, arrivederci. Cantas visiones e poi se arriva.